Oggi parliamo di un argomento ed è il tema del minimalismo. Ma il minimalismo sostanzialmente è uno stile di vita che tende a vivere con l'essenziale, a partire dall'essenziale. Il tema è enorme, insomma, provo come al solito a dirvi qualche cosa, sperando di incuriosirvi. Beh, sicuramente voi siete nella vostra stanza e però sapete benissimo che quando i genitori entrano nella stanza dei propri figli si mettono mediamente le mani nei capelli. Ma come? Quella stanza? Ma non si entra? Guarda che confusione! Ma mai possibile che non riesci a tenere a posto le tue cose? Pensate alla vostra scrivania. C'è un mondo nella nostra stanza, un mondo fatto di cose, di oggetti, moltissimi dei quali sicuramente importanti, che servono, ma anche moltissimi che forse non servono, che vengono accatastati. E poi ovviamente si arriva a un punto della settimana che non si riesce più a reggere questo caos e ovviamente ci tocca mettere a posto. Quando è il momento delle pulizie, anch'io faccio il papà di professione, diventa un problema. No, ma devo fare questo, no, ma devo fare quest'altro. Perché faccio questo esempio? Perché noi siamo un pochino tutti così, io faccio ovviamente l'esempio tarato non su di voi, che ovviamente non conosco, sicuramente voi siete ordinatissimi, avete pochi oggetti essenziali, avete armadi ipercurati. Mie figlie, quando dico papà non ho niente da mettermi, poi apro l'armadio e c'è il mondo dentro, magari con le cose accatastate. Ecco, questo è un ulteriore esempio. Noi siamo in un mondo di cose, in un mondo di oggetti, e la domanda è un pochino questa: ma come funziona la nostra vita fatta di tante cose, di tanti oggetti? Funziona meglio? Viviamo meglio? Allora, la filosofia minimalista è una filosofia che tende a imparare a vivere con le cose veramente importanti. Certo, ci sono delle cose veramente importanti, ma molto spesso la nostra vita invece è alienata, cioè fatta di oggetti, è fatta di cose. E i minimalisti dicono: guardate che forse converrebbe vivere in un modo più leggero. Quindi capite, il minimalismo non è tanto una privazione delle cose, d'altro sicuramente ci sono tante cose alle quali noi giustamente non rinunceremmo mai, però a volte vediamo ci sono molte cose delle quali tranquillamente possiamo fare a meno. Anzi, quando riusciamo a sbarazzarcene, forse la nostra vita funziona meglio, è meno appesantita. Qui ovviamente il minimalismo non è una privazione, questa è la prima cosa che volevo sottolineare, ma è una liberazione, cioè il tentativo di vivere una vita non privandoci di qualcosa di importante, ma privandoci delle cose che sono di fatto zavorra. Quindi si tratta di eliminare da questo punto di vista il superfluo. E quando scelgo uno stile di vita minimalista, la mia vita non è fatta di privazioni, ma è fatta di cose che intendo scegliere. E qua sottolineo velocemente tre cose. Beh, intanto un fare ordine e un fare una pulizia nell'ambito dello spazio nel quale noi viviamo. Citavo prima la stanza nella quale noi viviamo. Molto spesso noi ci troviamo con case piene di oggetti, con case piene di cose, e quindi forse qui uno stile minimalista è anche uno stile che mira a rendere le nostre abitazioni più vivibili. Io non so voi se farete gli ingegneri, se farete gli architetti, però qua c'è tutto un mondo che si sta dirigendo verso stili di vita minimalisti dal punto di vista dell'architettura o di quella che viene chiamata l'architettura d'interni. Perché le nostre case molto spesso non sono vivibili, sono dei luoghi di passaggio, sono delle stive dove noi mettiamo tutta una serie di cose, le rimpinziamo come se fossero dei tacchini, ma poi di fatto non le viviamo le case. Allora qui c'è uno stile di vita che riguarda appunto l'architettura che tende ad uno stile di vita di ordine minimalista.
Poi qui c'è un altro grande tema, le relazioni. Anche qui cosa vuol dire le relazioni minimaliste? Non vuol dire eliminare le persone, vuol dire dare spazio a quelle persone veramente importanti. Perché lo sapete benissimo, noi ci contorniamo, questo lo facciamo un pochino tutti probabilmente, di tantissime persone, molte delle quali forse non sono così importanti per noi. E siccome noi abbiamo una vita fatta di 24 ore, un terzo delle quali mediamente dobbiamo riposare, e vediamo tante altre ore della nostra giornata sono occupate nel fare cose che forse non desidereremmo fare o che forse dobbiamo fare, e più che liberarci la vita, più che alleggerirci la vita, ce la appesantiscono. Ecco, quanto tempo resta per le relazioni veramente importanti? Perché capite, uno stile di vita relazionale che tende al minimalismo non vuol dire privarsi delle persone, vuol dire dare spazio a quelle persone, dare tempo a quelle persone che sono veramente importanti, a quelle relazioni, a quelle rapporti che rendono la nostra vita migliore. In questo è un invito, questa filosofia, che è anche molto buddista da questo punto di vista, che tende anche all'essenziale. Noi molto spesso ci disperdiamo nei rapporti, nelle relazioni. L'ultima cosa, anche qui un minimalismo di ordine digitale. Noi passiamo moltissimo tempo, per tutta una serie di motivi, sul cosiddetto internet, sui social, però molto spesso questo tempo che noi dedichiamo in modo così massiccio al digitale non fa altro che sottrarci del tempo per noi, per le relazioni, per le cose che vorremmo fare. Io vedo tante persone che stanno moltissimo tempo nel digitale, hanno molto meno tempo da dedicare alle relazioni, hanno anche molto meno voglia, sono anche meno disposti. Allora capite che anche qui il digitale è sicuramente un fatto positivo, ma va ovviamente ordinato, perché capite, entriamo sempre nell'ambito delle scelte. Lo stile di vita minimalista che vi sto presentando come elemento di discussione, di riflessione, è uno stile scelto. Noi dobbiamo scegliere il nostro stile di vita, il nostro modo di essere, ed è ovvio che è una cosa che gli adulti tendenzialmente dovrebbero imparare a fare, proprio perché la vita degli adulti è una vita da questo punto di vista molto meno minimalista. C'è il lavoro, ci sono le relazioni familiari, ci sono tante situazioni che di fatto noi scegliamo per alleggerire la nostra vita, ma molto spesso ce la guastano. Allora capite che questo poteva essere un elemento di riflessione che vi propongo, e forse avrete visto le tiny house, persone che decidono di passare dal vivere in case enormi al vivere in case di 10 metri quadrati. Uno dice: prof, ma io neanche la mia stanza è 10 metri quadrati, come faccio a vivere una situazione del genere? Allora, questo è un esempio di persone che raccontano tutta una serie di loro esperienze che hanno fatto nel corso della vita, però sono molto significative. Cioè io ritengo che tante persone abbiano voglia di tornare a vivere in modo più essenziale, meno caotico, meno pieno di cose che servono poco, meno pieno di relazioni che servono poco, meno pieno di internet che a volte serve poco, ma molto più pieno di internet, di relazioni e di spazi vitali che noi invece scegliamo come elementi di crescita. Questo era l'argomento che volevo proporvi, e adesso proviamo un po' a parlare, e poi dopo vedrete, insomma, la prossima settimana, quando ci vediamo poi de visu, ci ragioniamo in modo forse ancora più diretto.